È stata presentata oggi la Tre Giorni che dal 25 al 27 maggio coinvolgerà i comuni di Castiglionfibocchi, Loro Ciuffenna, Castelfranco Pian di Sco e Terranuova Bracciolini e che riguarderà tre esercitazioni di protezione civile su altrettante emergenze come un terremoto, un incendio boschivo e l'esondazione di un torrente. Saranno solo esercitazioni, ma che avranno l'obiettivo di testare la macchina dei soccorsi che coinvolgerà il Centro Intercomunale di Protezione Civile e l'Associazione degli Alpini, quarto raggruppamento. Simulando gli vari scenari verranno testate anche le procedure operative sul campo, quindi per il rischio idrogeologico, il rischio sismico, il rischio idraulico, e ricerca dispersi piuttosto che quello di incendio boschivo con il coinvolgimento delle infrastrutture. Quindi verranno testate tutte le procedure, quindi a livello sia appunto di coordinamento da parte delle strutture quelle istituzionali, ma anche coordinando appunto le squadre operative sul territorio, sugli scenari. I cittadini che vorranno potranno partecipare attivamente all'esercitazione. Sarà fondamentale per conoscere come muoversi in caso di calamità naturale. Presenti alla conferenza stampa di presentazione delle esercitazioni anche i rappresentanti dei comuni coinvolti. Ci saranno in opera circa 200 persone, 200 volontari. Vogliamo proprio invitare la popolazione a partecipare a questi eventi perché per noi è la collaborazione e capire che la protezione civile parte anche da noi. Con questo tipo di giornate la popolazione viene educata e quindi viene resa capace anche di aiutare non solo se stessa ma anche gli altri. È importantissimo per i cittadini, i quali da questa esercitazione devono ricevere le notizie più giuste, le informazioni più giuste sul comportamento da tenere in queste circostanze e soprattutto tener conto che quando ci sono eventi eccezionali di questo tipo non bisogna temere. E anche la capacità di avere presenti quelli che possono essere rischi incombenti. Rischio grosso per la nostra territorio, il rischio più grave del nostro territorio è il rischio su faella di carattere idrogeologico.